Benvenuti nella mia cucina. Cosa faccio? Faccio i bagel, la quintessenza del pane. Quelle ciambelle morbide ma anche compatte di origine americana che di solito si mangiano ripiene con il salmone e il formaggio spalmabile. Grammi di farina, a cui aggiungo 150 ml di acqua calda, circa 4 grammi di lievito, quello disidratato, quindi lievito di birra. Invece dello zucchero metterò il miele, 15 grammi. Aggiungo il sale, sennò poi me ne dimentico. Raccolgo bene tutta la farina, dopodiché lo lavoro sul bancone. Se invece voi avete una planetaria, potete benissimo a questo punto metterla nella planetaria e lavorarlo per, abbiamo detto, 10 minuti. A questo punto lo chiudo un pochino, è bello duro e plastico, vedete, così. Lo lascio dentro a questa ciotola. Lo spennello anche un pochino qua, in modo che non mi appiccichi, e lo lascio riposare fino a che non raddoppia di volume. Ci vorrà un'ora, dipende anche molto da quanta acqua calda avete messo. Eccolo qua. È passata anche più di un'ora e l'impasto è raddoppiato. Lo dividiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Facciamo delle palline, ok, in questa maniera. Ci cerchiamo di fare un bel buco in mezzo. E lascio lievitare una decina di minuti, un quarto d'ora. Nel frattempo porto a bollore 2,5 litri di acqua, in cui metto un cucchiaio di bicarbonato e un cucchiaio di miele. Qui ci mettiamo un canovaccio, un cucchiaio di miele, un cucchiaio di bicarbonato. Mescoliamo il tutto. Riportiamo bene a bollore e due per volta facciamo bollire per un minuto i nostri bagel, dopodiché li mettiamo qua in una placca del forno foderata di carta forno. Facciamo cuocere un minuto, non di più, proprio un attimo. Li spennello con un uovo leggermente battuto con un po' di acqua. Io ci metterò i semi di sesamo, se no potete mettere semi di papavero oppure potete mettere niente. Voglio metterli anch'io. Se si tratta di cibo io aiuto sempre. Una mezz'ora, 20 minuti, poi controlliamo. Ma quanto sono belli! Alla fine hanno cotto 20 minuti, non di più. Guardate qua che belli! Sì, sono pazzeschi. Li andremo a farcire con formaggio spalmabile e salata salmone. E salmone. Esatto. Io in America li mangiavo a colazione tutte le mattine. Ciao, andiamo a comprare il formaggio! Fatto io.
Mamma mia, è buonissimo. Dovete farli assolutamente anche voi. Ciao. Ciao.